Ciao ragazzi, oggi facciamo due unboxing molto molto interessanti. Iniziamo da questo piccolo pacco. Sono molto molto felice di mostrarvi cosa c'è dentro, perché sarà l'oggetto principale di una mia nuova avventura, di una cosa che non ho mai fatto prima d'ora, e ve la farò vedere qua sul canale. Un pacco nel pacco. Ecco a voi la nuova Olight RN1500, la nuova luce dedicata alla bici con 1500 lumen di potenza, e la testerò proprio oggi, questa notte. Non vedo l'ora perché sarà la mia prima avventura di notte e sono molto molto emozionato. Andiamo a vedere esattamente com'è fatta. Apriamo la confezione, che sembra essere fatta molto molto bene. Ottimo packaging. Libretto di istruzioni, molto smart, ed ecco subito la luce. Wow, sembra fatta veramente bene, in alluminio e molto piccola, direi. Pensavo fosse più grossa, sinceramente. Un accessorio che utilizzeremo, un altro accessorio molto molto interessante che vi faccio vedere tra poco. Sfaghi utili per il fissaggio, cavo di ricarica e la chiave per fissarlo. Eccola qua, vista da vicino, questa RN1500 è davvero piccola. Io mi aspettavo che fosse almeno il doppio. Il materiale sembra ottimo. Ho visto che l'aggancio è un aggancio rapido Garmin. I due accessori per fissare la bici sono questi due. Uno per fissarla al manubrio, lo si fissa con questa brugolina da dotazione. Se il manubrio è troppo piccolo, troppo grande, tranquilli, perché in dotazione ci sono questi altri strap di diverse misure, diverse lunghezze, che si adattano al meglio al vostro manubrio. Questo altro attacco invece è molto interessante, perché si innesta alla piastra della GoPro. Quindi per tutti quelli che ce l'hanno già sul casco, basta mettere una piastra GoPro, si mette sopra questo e niente, con una piccola rotazione si fissa la luce sul casco. Io la monterò prima sul manubrio, perché inizierò con una salita e voglio vedere un po' com'è la potenza e soprattutto il raggio, che è quello che mi interessa di più, e poi magari farò una discesa così e la discesa dopo invece fissandola sul casco. Ok ragazzi, ma finalmente veniamo al pezzo forte. So che lo stavate aspettando. Eccoci qua. Lo aspettavo anch'io, o meglio, aspettavo il contenuto di questo pacco. Direi che sono molto molto felice, al pari di quando ho ricevuto la mia prima bici Intense. Beh, forse lì ero un po' più emozionato. Adesso devo prima capire come si apre questa scatola. Quella dell'altra volta era diversa. E voilà, ragazzi, che bella! La nuovissima Intense Carbine 29. Questo colore è assurdo. Montiamola. Bene ragazzi, inizia la salita, vediamo un po' com'è. Per adesso una cosa è certa: andare di notte fa freddo, specialmente l'inverno. Però dai, che questa salita sale un bel po' e ci scaldiamo bene. Adesso ci sono un po' di luci, però questo è quello che si vede con la luce Olight, così al minimo, così al medio e così è al massimo.
direi che per adesso andiamo al minimo. La batteria c'è scritto che dura parecchio, fino a 12 ore, il che non dovrebbe dare problemi in alcun tipo di giro. Bene, sono arrivato in cima, adesso non mi resta che scendere e provare per la prima volta questa nuova luce. Così è la luminosità più bassa, quella che ho usato a salire, così è la media e così è la massima, e direi che fa tanta tanta luce. Ora dalle GoPro non so se rende, però vi assicuro che fa tanta tanta luce. Questo è quello che si vede ad occhio nudo, ripreso da un iPhone, quindi non dalla GoPro, e direi che si vede molto molto bene. Ok, proviamo questa nuova avventura. Per me, come ho detto, è la prima volta. Prima volta con questa nuova bici, prima volta al buio, prima volta con le luci o light. Vediamo come va. Tra l'altro ho scelto questo sentiero rispetto ad andare a Savona un po' per comodità, un po' perché mi hanno detto che l'hanno messo a posto, infatti sui cime era bello largo e pieno di terra. Anche qua hanno lavorato molto bene, prima era molto più chiuso. Questo tarantino me lo sono dimenticato. Ragazzi, si vede veramente bene. E ho soltanto la luce sul manubrio per adesso. La discesa dopo la voglio provare solo sul casco. Ok, primo sentiero fatto e direi che è andato alla grande. Andare di notte non pensavo fosse così divertente. Però adesso voglio fare una prova. Tolgo la luce dal manubrio e la metto con l'altro tacchino che avete visto, la metto sul casco, così da avere un punto di vista sempre presente sul trail dove io sto guardando. Il massimo probabilmente sarebbe averne due, però provo così, con una sul casco. Quindi switcho e partiamo col secondo trail. Ok, switch fatto, molto molto veloce grazie anche al sistema di aggancio rapido. E niente, andiamo per il secondo. Yuh! Ah, errore mio, mi sembrava un po' bassa, ma era il minimo. Ah, ecco, ora si ragiona. Direi che sul casco è ancora meglio, perché vedi anche dove stai andando e dove punti tu con la testa come direzione. Quindi tanta roba. Anche la bici è super divertente, poi ve ne parlerò meglio in un altro video dedicato, però... Ok ragazzi, due sentieri brevi ma intensi per la mia prima uscita di notte, che è stata una figata. Non me l'aspettavo, non credevo fosse così divertente, anche perché con le luci sono sempre stato un po' scettico. Una volta avevano tutti quei cavi, erano pesanti. E poi ero scettico anche un po' vedendo questa nuova luce della Olight, mi sembrava un po' troppo piccola, però mi devo assolutamente ricredere e non posso che consigliarvela vivamente, perché davvero non ho avuto alcun problema ad andare di notte e è davvero divertente, tutto un altro modo di divertirsi e di andare in bici. Vi ricordo che da stasera alle ore 8 sul sito della Olight sarà disponibile questa luce con anche una promozione sconto. Se al checkout mettete Colombo 15 potete avere un discount del 15%, quindi
utilizzate il link in descrizione e fatevi questo regalo perché ne vale la pena. Grazie Light, grazie di avermi fatto scoprire questo nuovo modo di andare in bici e noi ci vediamo in un prossimo video. No, mi sono dimenticato di montare questi.